come magari anche solo proprio per fare un po' di passi indietro, che cos'è il Kurdistan attualmente? Che cos'è stato e che prospettive potrebbe avere anche a fronte di questo risultato elettorale? C'è speranza per una liberazione? C'è speranza per un'indipendenza? Allora, il Kurdistan è una regione che è spezzettata tra Turchia, Iraq, Siria, che quindi non ha mai avuto una continuità, nel senso è sempre stato sottoposto, ogni regione è sempre stata sottoposta al governo locale. La parte che è riuscita a ritagliarsi più autonomia è stata quella siriana ed è infatti il motivo per cui in realtà anche adesso che è stato posto la Turchia pochi giorni fa ha richiesto una riunione della NATO per porre il divieto di volo sopra il territorio siriano, che sembra preludere a un ulteriore attacco alla Siria, sia nei confronti per due motivi, sia per destabilizzare la difficile situazione in cui si trova la Siria in questo momento, sia per colpire quella che è la realtà meglio organizzata da parte dei curdi in quella regione. Questo perché la Siria e l'auto-organizzazione che ha i cui compagni hanno in quei territori dimostra che è possibile ritagliarsi un'autonomia anche senza che questa autonomia sia nazionale, percorso che comunque il PKK ha abbandonato da alcuni anni a questa parte, abbandonando un approccio più prettamente di conquista del potere per una sorta di autogoverno locale, cosa che in realtà spaventa molto anche le autorità locali, perché non hanno più scuse di fronte al quale opporsi a questa richiesta, perché una volta utilizzavano la scusa della minaccia del potere nazionale per contrastare i curdi. Adesso che i curdi hanno abbandonato questo approccio, Erdogan e tutte l'Iraq e quei paesi non sanno come tentare di limitare questa esperienza di autogoverno che fa molta paura.